sono venuto qui dal 57. Prima ero in un'altra casa, quindi in affitto, adesso qui sono casa mia, e lavoro sempre qui da quando c'era mio padre, 57 che sono qui. Ma io ho cominciato prima a lavorare, quindi all'età di 108 anni, 9, cominciavo a scolpire, a fare i primi lavori. Ma che c'è? Questo qua c'è quella là, questa qui. Vedi, io accendo le luci, qui accendo questa qui. Intanto cosa sta facendo? Io sto facendo una scultura con un portacenere di marmo. Adesso sto facendo il primo abbozzo, poi è un soggetto praticamente, ripeto, questo serve questo. Sono solo due pesci, che sono i pesci innamorati. Qui è l'incavo per metterci la cenere, qui la scanatura per la sigaretta. Questo qui è un schizzo d'insieme, che viene fatto di marmo di Carrara. Poi viene lucidato qui. Adesso qui non si vede perché c'è il morsetto, qui sarebbero quelli due là. E uso questo scalpello qui per fare... C'era fare questo incavo qui, come là. Poi dopo viene tutto levigato, lucidato, eccetera. Su cavalli. Poi c'è questo, in corsa. Una fattrice, col piccolo puledro, questa, nature morte. Quindi all'età di 108 anni, 9, cominciavo a scolpire, a fare i primi lavori, poi ho abbandonato, poi lo studio è una cosa e l'altra, ma quello che ho imparato è stato con mio padre, lo scolpire e il modellare. Dopo la scuola mi ha dato un completamento, però quello che ho imparato, le basi, me le ha date mio padre. Yeah. Mio padre è stato bottega da Carlo Pisi. Carlo Pisi è un scultore di Barcello, e è l'autore che ha fatto la statua di Papa Giovanni sotto il monte. Ha fatto il monumento di Boretto per i caduti, di Guastalla e Poviglio. Erano lavori fatti in gioventù, all'età di 20-25 anni. Poi è andato a Roma e ha lavorato là, è stato anche insignito di cavaliere dell'Ordine di Malta. Era un buon ritrattista, un bravo ritrattista direi. È morto che saranno, non so, 20 anni fa, 15-20 anni fa. Ho sempre qui, disegno, dipingo, modello, scolpisco. Che rapporto ha lei con l'arte del Novecento? Aspetti che le compro qui intanto, perché evitiamo di pestare questa roba qui. L'arte del Novecento, ma io preferisco l'arte dal 400 all'800. Lì è il periodo migliore, il Rinascimento fino all'800, arrivare fino a Canova, al massimo arrivare a Messina, che è un continuatore di uno stile classico tradizionale. Questo qui è praticamente un lavoro, e anche questo scopare qui, quello che si è fatto, bisogna anche pensare a pulire. Lei ha fatto sia arte sacra che arte profana. Arte sacra e arte di genere, cioè quell'arte di genere sono quegli aspetti della vita quotidiana, ad esempio ritrarre paesaggi, figure, aspetti della vita quotidiana anche. Allora lei praticamente si dissocia da quello che il Novecento ha prodotto, la disgregazione delle forme. C'è dell'arte astratta che e in un certo contesto può essere accettata, ma dopo il deformismo, certi svisamenti, non li apprezzo. Proprio abbiamo toccato il fondo, ma bisogna partire da capo, ritornare alla forma. Ci vuole la scuola di bottega per imparare le tecniche e lo scolpire, il modellare e il rispetto della forma. Dopo, se uno ha qualcosa in più, lo può dare, ma bisogna partire sempre. È vero, a sapere quello che uno intende fare, ma se non c'è, adesso oggi come oggi ad esempio, non c'è più la scuola di bottega, ognuno va per conto proprio. La scuola a livello teorico dà una certa impostazione, l'aspetto critico, l'aspetto anche, non so, per quanto riguarda certe tecniche, ma a livello di infarinatura generale, dopo uno deve lavorare e bisognerebbe essere al fianco di un maestro
che veda a lavorare, per, oltre che conoscere le tecniche, impara anche tante cose, sempre che abbia una certa attitudine. Suo padre praticamente non aveva studiato all'Accademia. No, mio padre ha fatto l'elementare, poi ha dato bottega da questo Carlo Pisi, l'ha ripreso questo Carlo Pisi qui a Bresello, e ha imparato, aveva fatto qualcosa da giovane. Là dove cominciava a modellare, ha avuto a vedere che se riusciva a modellare, e ha fatto fare qualche lavoro, visto che era in grado di farlo, e poi dopo gli era fatto passare in gesso, poi aveva passato il marmo. Faceva la messa a punto, e quindi dal modello di più passava al marmo. Quindi è stato 3-4 anni, mi pare, questa bottega, poi si è messo in proprio. Ma lui è stato bottega, e poi ha lavorato in proprio, qui ha fatto il marmista sino agli anni 66, l'anno della morte. Poi ultimamente non faceva più, diciamo così, come un tempo, la figura di carattere funerario, religioso, di marmo anche qualche figura di bronzo e di marmo. E in ogni lapide crea un motivo con un'immagine sacra, che oggi poi non si fanno più queste cose. Queste sono due barche. Ma non è cambiato niente però nel laboratorio? Niente, come prima, è più casino. Ho sempre il disegno di Cristo, modello, colpisco. Non era, hai capito qui, guarda, è un Cristo che è un pastello. Sì, qualche volta. Ma io preferisco l'arte tra il 400 e l'800. Sì. Lì è il periodo migliore. Il Rinascimento fino all'800. Neoclassico. Il mio canovo. Ecco. Massimo di una Messina. Quello che faccio in scultura, lo faccio in pittura, lo faccio a tempera, acquerello, nel marmo, terracotta. Tutti i soggetti ho fatto figure, nature morte, paesaggi. C'è gente che si specializza in nature morte o paesaggi, la figura è la famiglia. Io faccio che la figura, farò anche brutta figura. Però, cioè, quello che conta è il disegno. Dopo lo può fare realistico, lo può fare svisare, cambiare tonalità. Ma perché fare un paesaggio è fare un ritratto, non è che il ritratto sia solo una persona, potrebbe essere una natura morta, un ritrarre gli oggetti, sono tutti ritratti. Non vuol dire la materia. Con un semplice carbone può tirare fuori qualcosa di interessante, è la prima idea che nasce dentro, la materia è quinta mia. Ha delle difficoltà ogni materia, l'acquarello non è come l'olio, lei dipinge su carta bianca e lo procede con vellature. L'olio è una sovrapposizione di colori. Se dipingo d'acrilico, adesso voglio farlo, l'acrilico, lei come stende il colore subito, lo può sovrapporre subito. Perché l'impressionismo è stata una reazione all'Accademia. Quando si faceva all'Accademia, e c'erano i pittori, gli allievi che avevano il modello davanti, dovevano ritrarre questo modello, ma dovevano farlo somigliante, come forma e come colore, che quando i lavori erano finiti, mettevano lì, mettere 30 lavori di 30 allievi, sembrava fatto da uno solo, però non c'era la personalità, e hanno reagito a questo studio. È nata la tecnica pittore, impressionismo, pittore macchiaiolo, divisionismo, è nata così, con gli stessi soggetti, La difficoltà, quando si fanno delle figure, che non c'è nessun titolo, non è nato ma se dopo, che cosa faccio, che cosa do questa figura? Venga qui, l'ha fatto nel 28, questo stile qui l'aveva, che era stato a casa da poco la Pisi, qualche anno, è lo stile che usava Pisi. Dopo ho fatto delle figure che ha abbandonato questo stile, questo è cemento, l'ho restaurato io perché l'aveva rovinato gli Bianchini. C'era forse più miseria di adesso, ma c'era lo stile, l'epoca, che se moriva uno interpretava anche il mestiere che faceva, simbolicamente, oltre all'immagine sacra di Cristo, della Madonna e altri soggetti religiosi. È partito così. Una statua che ha fatto il cimitero, non ricordo quando l'ha fatta nel 30, l'ha fatto anche una cappella,
non ero nato con l'atto del 33, poi dopo, mano a mano, andava scemando le cose, che non si faceva più niente. Nonostante tutto, nel mare incideva un ornato, un motivo, oppure ci metteva la testina, è scomparso anche quello. Faceva le lapidi di granito, non richiedevano tanto lavoro, perché il marmo è duro, il granito è duro. Però ha sempre fatto un motivo nei soggetti. Specialmente nel marmo qua, infatti se avanti il Ceroboretto, i lavori con scultura, il 95% sono di mio padre. È vero? Ma che mi è da vedere che? Ha fatto della miseria, ma si è tolto le soddisfazioni. E diceva, il tempo... C'è per niente. L'abbiamo gratis. Dice a mio padre, ah, quando me l'ha detto. La notizia è passata per tutto il corpo, a mandare soddisfazione. Adesso su che perda 10 minuti, è inutile parlare oggi, oggi non c'è più niente. E così le arti, il modo di fare, di vivere, il tempo è oro. E vai e rovina tutto, manca tutto. I valori non loro più con amore, solo con i soldi. Ti interessa prendere i soldi e basta. È già piovuto un po'. Ecco, qui c'è un casino. Qua i secchi che c'erano là, è come prima. Io sono tutto con comodo, ho le scatole, ho il legno, ho tutti gli attrezzi messi in appositi. Ecco, adesso le faccio vedere l'ultima cosa che ho fatto. E questo qui è l'ultimo, guardi. Questo è un pastello, un coro, canta anche Gesù. Ho fatto un effetto caravaggesco. Mezza faccia, retto in ombra. Ecco, mio padre ha fatto questo qui, che l'ho patinato e fatto in bronzo. Quello lì è quello che c'è a Parma, un bassorilievo, questo è il gesso. La polveria mi ha rotto le dita, visto che la Madonna aveva sacrotato, ho messo su quello. Gesù, San Giuseppe e tra la Madonna e il Cristo. E qui un coro di angeli, l'ho ingrandito 10 volte, in terracotta. Questo è Ludovico Grossi, inventore del basso continuo. Questo è lo studio che ho fatto io quando studiavo. Questo è un coro di cherubini che l'ha fatto mio padre, quello è il modello che è un po' rovinato. Sono fatto in marmo. Questo è San Marco. San Marco in meditazione. Un leone. Quel nudo lì che c'è là, è lì, modello. La barca sopra, mio nonno faceva le barche di legno e di marmo il cimitero. Quello ha fatto mio padre nel 44, avevo 11 anni quando è morto, io. Quella donna lì è mia suocera, la moglie di mia moglie. Quello lì è San Marco con Leone, che ne ho fatti in serie, ero di serie, ho fatto 5 copie. Questo è Gioia e Tormento, che c'è il modello là di gesso, questo è di marmo. La donna col bambino, ma se lei vede, i modelli sono là. Quello è mio padre, l'autoritratto che ha fatto lui a 20 anni, 22. Questo l'ho fatto io, l'ho venduto questo qui, la Venere. E stavo dicendo qui che lo spessore è stato limitato nel bronzo, che era giovane tecnico. Quello lì è piccato, è stato riscritto prima. E questo è il mio autoritratto. Questo qui l'ho fatto che avevo 20 anni che io. È meglio la luce, eh? O no? Ma no, può accendere anche. Dà un tono di colore. Sì. Questa è la sera con Virgilio, titolo che suona, Virgilio in meditazione, il seminatore, arriva la Chiaenea con l'armata in tutto punto, con la barca, qui ci sono degli archi, ricorda questa qui la cosa. Molte delle eoliche di Virgilio, carattere campestre, che è da polvere anche, eh? Ci sono delle ragnatele. E questa qui è la figlia di un medico che è morta, questa qui. Che buona quantità di ragnatele, le tolgo sempre, mi sa proprio continuazione. Questi sono io e mia moglie, di gesso. Okay. E allora c'è una figura che rappresenta praticamente lì, che è addormentata lì, appoggiata sulla barra del timone. E ho fatto gli attrezzi del mestiere per non copiare quello di mio padre, cioè maestri d'asse, costruttore di barchi in legno.
Ma mi fa fare tutta figura, vedere dei particolari, dopo tutto un ripostiglio questo. Non è cambiato niente. Boretto, parlando di questo qua, Boretto di notte, io sono capitato una sera che c'era un banchetto lì, uno che vendeva giocattoli per i bambini. E allora mi è venuto in mente, praticamente il soldato l'ho guardato bene, e mi è venuto in mente di farlo, con l'illuminazione che c'era allora. E allora ho preso una foto di questa via, di questo anno di giorno, e l'ho messo il colore io, e ho fatto un immaginato, gente seduta a tavolino, gente che passeggia, e qui c'è un bambino che compra col papà un gioco. Ho fatto una composizione mia, e ho dato questo effetto di notte. Questa è via Roma. E questa qui invece è la veduta di Boretto dall'alto. Questa è la stazione ferroviaria, Viale Roma, che è questo qui, visto dalla chiesa. Ho abitato in via Contravella, che è la traversale di via Sacani, dove c'è l'uomo che arriva con la barca. Lì c'è l'acqua. Avevo 80 centimetri di acqua io. E là c'è la bisnonna di Nicola, con Nicola col cane. Le ballerine, è una ballerina fusa due volte, è la stessa figura, e per creare una composizione la si mette con veduta davanti e veduta dietro. Ecco, i due aspetti della ballerina, ma è la medesima. Non è la stessa persona, mi ha fatto capire nel contesto. Questo qui rappresenta il lenzuolo, mattino. Qui è già sveglio e qui la notte, mattino, giorno e notte. Quella grande là, a destra, eh? Andiamo a vedere che dentro che c'è un Cristo. Ecco, mio padre ha fatto quella figura lì, quella donna lì, con le braccia aperte. Andiamo più avanti. Non so se il sole dà fastidio adesso. Poi c'è il Cristo qui. Ha fatto tutto il motivo, tutta la tomba. Quegli armati lì sono incisi e piombati, riempiti di colore cemento. Chi è che ha disegnato la struttura? Mio padre. Ha fatto tutto, disegno, tutto, ha fatto anche il bozzetto, disegno, tutto. L'ha fatto lui, nella cappella. Quello della moglie anche, vede come tutto ha. E ho fatto i ritratti, mio padre e mia madre, e i suoi genitori, mio padre. Quindi di mio padre c'è solo la statua. Un dolore lì, che adesso purtroppo è in condizioni... Oppure c'è questa parte che è quello che ha più... Tiriamo via il vaso. Mio nonno che sta facendo una barca di legno. Vede che c'è la firma lì. Stanno costruendo la barca, gli attrezzi del mestiere, i due che seguono lo lasce. E questo qui è un blocco solo, eh. Qui l'ha scavato, guardi, non l'ha riportato. Nomi materni. Lì l'ha fatto con la massaia e la ragazzina che sta facendo l'ingomitolo. La pianta rappresenta la vita, sono i fiori pinti. Ecco, quando è morto mio nonno, avevo 11 anni, quando è morta mia nonna, ero nel 53, io ero militare, e ora l'ha fatto mio padre, invece l'avevo fatto io. Questo invece quando l'ha fatto avevo 11 anni, nel 44. E suo padre cosa le diceva lei dei suoi lavori, dei suoi primi lavori? Ma io ero fatto a mio modo, ora mi è che me lo toccasse e me lo toccavo quando non c'ero. Poi adesso una maniera di questa epoca lo rifacevo, ma erano dei litigi, ma dopo lo ascoltavo, ma volevo arrivarci io. Dunque qui non c'è niente di suo, tutto ha fatto anche il motivo,
è di marmo patinato. Ci ha dato un'ocra. Quello è marmo non statuario, ma deve essere un bianco P. Questo è questo Cristo che ha fatto lui. C'è un via, aspetti, le ragnatele togliamo. Anche tutto quel motivo qui, tutto. Io ho messo lettere di bronzo, la vaschetta ha fatto tutto lui. Lui. E il figlio mio cugino, sono figli di fratelli. Ma direi che vuoi fuori questo cimitero qui? La morte di Gesù con le tre Marie e l'angelo e ha voluto i due piccolini perché aveva due nipoti piccoli. Ma l'ho detto anche l'altra volta, ho imparato più da mio padre che a scuola. Per quanto riguarda a comporre le figure, a impostare una figura, le caratteristiche, modellare, dipingere no, ma l'impostare, scolpire, fare le composizioni, trattare il mano come si scolpisce. Cioè il lato pratico, tutte le varie fasi, come si comincia un lavoro, come si finisce con la macchinetta, la messa a punto, e la fase precedente quando massi il lavoro che si modella. Qui è uno scatolato, è vuoto, vedi che canta, Questo che lo fa bene. Questo qui si trova nella cappella del cimitero di Romanore, che non lo volevo farlo di bronzo, ma mia suocera l'ha voluto un dipinto. Questo è mio suocero, bronzo, bassorilievo. Questa Claudia, la sorella di mia moglie, quella che è morta all'incidente, è bronzo. Sempre il cimitero di Romanore, insieme nella cappella dove c'è il dipinto d'olio. Questa è la mamma di mia suocera, la nonna della Giuliana, bronzo. Anche questo bassorilievo. Sempre il cimitero di Romanore, tutti. Questo è il nonno della Giuliana. Questi due sono alto rilievo, tra il bassorilievo e l'alto rilievo, un gesso. Questo qui l'avevo dato alla mia compagna di scuola, non avevamo figli, ho fatto questi due putti. Questo qui è il nonno, ho fatto i frutti, c'è l'uva, c'è il frumento, grano turco, qui il frutto, il melograno, la frutta, è frutta. Ho illustrato il mestiere. A lei ci ho fatto niente, che alla donna, alla Dele. La Claudia era farmacista, ho fatto i fiori, che era giovane, e il papà della Giuliana, che è questo, ha l'uva, il grano turco e il frumento. Però ne avrebbe tante altre da dire. Mi manca una foto, secondo me. L'essere onesti, con questo principio, cioè io faccio al massimo, non faccio presto, non faccio... no. È stato pagato con della farina, ma non prendere. (Ride)
I colori li ho messi io, potevo guardarli dallo specchio, ma ho preferito il gioco di luci della foto, che era in bianco e nero. Allora, fatto che mio padre c'era ancora, è morto nel 66, l'avrò fatto 7-8 anni prima. E l'ho tenuto in un baule in bottega. Ma ne ho di qua, di là, ha visto quanti quadri ci sono, anche lungo le scale, per un centinaio, anche di più. Che per una fusione in bronzo, le varie fasi sono, si fa il modello di Creta, poi lo si passa in gesso, si fa il negativo. Come è fatto ad applicare? E la scagliola si mette l'acqua in un catino, poi si mette la scagliola, si fa un po' liquida, si sente col tatto della mano, la si applica con la mano così, poi alla volta. Finché si arriva a un certo spessore, poi si mette la relativa armatura con dei legni. Io prendo dei legni che sono anche dei rami di pianta così che si adattano alle curve, eccetera. Perché la scagliola non ha nessuna consistenza se non è aiutata da un'armatura. E poi metto degli sacchi di teleiuta. Si vuota il negativo, si toglie la creta, rimane il negativo. E si fa il secondo oggetto che diventa positivo. Si mette un po' di acqua e ossido rosso dentro all'acqua. La si tinge un po', poi si mette la scagliola, perché distingue dal negativo al positivo. Perché quando lo scalpella, che viene, io uso sapone o della soda per staccare il negativo dal positivo, perché se io lo lungo così non si stacca. Qualcosa anche di il sapone impastato con un po' d'acqua. Quando io rompo il negativo, quello è uno strato di 3-4 mm, arrivo lì. E come dire quando c'è il semaforo, che io devo fermarmi quando è arancione poi diventa rosso. Con lo scalpello lo rompo e si stacca lì. Una figura passata in gesso a forma persa, che si rompe il primo strato che è stato fatto che è negativo. Poi dopo ha ritoccato il gesso, il positivo, poi si manda in pomeria. Quindi il gesso è un passaggio, un tramite tra la creta e la fusione in bronzo. Che c'è un lavoro che lì, come quello che faccio io, le varie fasi, dalla gelatina alla cera, alla terra fonderia e poi dopo la fusione in bronzo. Sono diverse, ecco perché bisogna costare la figura in bronzo. Terracotta meno, perché dopo l'essiccazione c'è la cottura, ma per il bronzo ha bisogno di questi passaggi. Va ritoccato, poi ritoccate certe opere, marcarli di più, che sia l'ultimo tocco di solito glielo do con il gesso, nei particolari, nella ricci del naso, negli scuri, che il gesso non ha quella consistenza che sta da dire perché è molto delicato. Perché se uno si dimentica, è di più contorno dopo, fa fatica, perché sono due getti fatti in un momento diverso, ma se non c'è quel detersivo che isola, perché viene assorbito, quello lì permette di non attaccare e mi invia bene. Capito com'è? L'anima che sarà in cielo. Ho la testa a casa, un pezzettino conservato, perché vuol dire apposta. Devo buttarmi via quella roba sopra la bottega tanto. Se il modello lo restituisco normalmente.